La multiutility che si è aggiudicata anche per il prossimo triennio Luci d'Artista a Salerno rafforza la propria presenza in Campania. Parliamo della IREN, la società torinese che si occuperà anche della rimozione delle ecoballe di Masseria del Re a Giugliano, dopo aver vinto l'appalto regionale per un importo di 82 milioni di euro. La IREN, oltre alle Luci d'Artista, a Salerno ha anche una importante partecipazione in Salerno Energia, la holding municipale del gas e dell'elettricità. Salerno e la Campania si confermano dunque sempre più strategiche per l'azienda torinese, con un occhio alle ecoballe e un altro alla prossima edizione delle Luci d'Artista. E a proposito degli eventi collaterali alla kermesse natalizia, il comune annuncia importanti novità per l'organizzazione dei mercatini, come spiega l'assessore Dario Loffredo. Quest'anno facciamo una cosa importante, quest'anno il bando, il timone lo tiene il comune di Salerno, quindi tutti gli operatori che vogliono partecipare mandano la domanda al comune di Salerno. A, siamo noi che vigileremo sulla qualità, ma soprattutto si andranno a spalmare e a ridurre di tanto i costi, perché viene eliminata la figura del mediatore. L'ultimo congresso del PSI si è parlato molto di lei, insomma, qual è la sua posizione dopo le parole del consigliere regionale della Federazione del Garofano? Io sono una persona a cui piace lavorare, credo che ho cercato A, di essere presenti in ogni problema, due, di essere disponibili con voi giornalisti, e C, di andare in ogni rione seguendo non solo le associazioni di categoria, quali va il mio saluto, ma soprattutto ogni singolo commerciante. Lavoro perché io amo la mia città, altre cose sinceramente veramente non ne capisco.